Oggi parliamo delle tre fasi di un artista. Perché ho deciso di parlare di questo tema? Molto semplice. Perché tra la prima e la seconda fase, che vedrete tra poco disegnata alla lavagna, già c'è tantissima confusione. Da dove nasce questa confusione e qual è il grande problema di questa confusione? Punto numero uno, l'assenza di consapevolezza su tutto il meccanismo del mercato attuale musicale. E l'assenza di consapevolezza porta a decisioni sbagliate, ad azioni sbagliate, perdita di soldi, perdita di tempo, perdita di sostenibilità. È un tema che io ho molto a cuore perché è chiaro oggi, troppo evidente il fatto che un artista sconosciuto, non ha economia, cioè non ha un progetto sostenibile. Quei pochi che rispetto ad altri riescono più o meno ad avere dei guadagni, tra l'altro in nero, o da minime royalties dirette, indirette e così via, comunque non riescono a raggiungere i costi, quindi a livello di flusso di cassa, cioè ricavi meno costi, comunque è inferiore a zero. Allora, parliamo delle tre fasi. Prima fase è la fase dell'artista sconosciuto. Qual è il problema di questa fase qui? Il problema di questa fase qui è molto semplice. È una fase che viene completamente, anche quando si parla, quando vedo questionari compilati, quando sento le persone parlare di sé, viene completamente scambiata e confusa con la fase successiva, cioè quella dell'artista emergente. Facciamo un esempio. L'altro giorno, qualche giorno fa, un ragazzo ci scrive dicendo: "Ciao ragazzi, sono un artista emergente." E questa è l'introduzione che fanno praticamente quasi tutti gli artisti, coloro che vogliono fare l'artista, ok? Quindi: "Ciao ragazzi, sono un artista emergente, ho un progetto delle produzioni, il mio problema è la strategia, cioè il mio problema è che non so come promuovermi, non so come promuovere le mie produzioni, non so come guadagnare." E questo è un grande problema che abbraccia in realtà tantissimi tantissimi di voi. Allora, qual è il problema? Che la prima cosa che noi facciamo è analizzare lo stato dell'arte del suo progetto. E praticamente sempre nell'espressione artista emergente, quando andiamo a entrare in verticale a livello analitico, scopriamo che di fatto è un artista sconosciuto. Artista emergente e artista sconosciuto sono due tipologie di artista completamente diverse. Quindi io vi invito a guardare il vostro progetto, e la prima cosa da fare immediatamente è identificare il fatto che molto probabilmente voi vi considerate degli artisti emergenti, ma siete artisti sconosciuti. E perché è importante questa definizione, questa distinzione? Perché se a noi non è chiaro questo, cosa significa davvero emergente, di conseguenza qui ci sono tutta una serie di azioni da fare che andiamo a sbagliare. Quindi, cosa succede? Che moltissimi artisti sconosciuti, il primo errore che fanno è quello di fare delle azioni che invece dovrebbe fare un artista emergente. Ma c'è un problema ancora più importante. Perché? Perché il terzo stadio, quindi la terza fase di un artista, è quella dell'artista posizionato. Ovviamente io in questo schema ho banalizzato, quindi ho schematizzato proprio al massimo livello di sintesi le tre macro fasi. È chiaro che all'interno banalmente del blocco posizionato ci sono artisti più o meno posizionati, cioè dire posizionato poi bisogna entrare molto in dettaglio, si apre un mondo, anche qui emergente, cioè se io ho davanti due artisti emergenti all'interno del loro percorso possono essere in due situazioni molto diverse. Quindi voi immaginate una linea temporale, ma dal punto di vista della crescita del progetto nel tempo, quindi non temporale a livello di tempo così generico. E anche qui dentro, se noi prendiamo per esempio quest'area qui dell'artista emergente, è chiaro che uno si può trovare qui, qui e così via. Quindi ognuna di queste al suo interno contiene tutta una serie di sottoaree. Però, ora, per non complicare, l'obiettivo in questo video è quello di far capire degli errori, dei pattern comuni che vedo sempre in tutti gli artisti che vogliono emergere. Il primo, dicevo, è confondere la fase di artista sconosciuto con la fase di artista emergente. Il secondo, che è ancora più pericoloso,
e confondere la fase artista sconosciuto con artista posizionato. Cioè, cosa significa? Significa che, come dicevo prima, noi qui abbiamo tutta una serie di azioni da fare. Quindi immaginate, qui c'è un'azione 1, un'azione 2, un'azione 3 e così via. Stessa cosa qui, c'è un'azione 1, azione 2, azione 3 e così via anche qui, no? Cosa succede? Che spesso l'artista sconosciuto pensa che la propria azione da fare a livello strategico debba essere quella di un artista posizionato o comunque emergente, ok? E quindi come, cosa fa? Al posto di fare l'azione giusta che deve fare un artista sconosciuto, va a prendere come riferimento le azioni degli artisti che a livello progettuale sono una fase successiva. E questo è un disastro. E questo è un disastro che non riguarda solo le azioni produttive. Io parlo di tutto il progetto, perché queste azioni, quali aree, macro aree vanno a includere? Sicuramente l'area produttiva, l'area di promozione, l'area strategica, l'area di vendita, l'area economica, quindi costi, ricavi, quindi i modi in cui si guadagna, i modi in cui si effettuano dei costi, perché facciamo un esempio su questo. Qui i costi, quindi quando parliamo di costi, sono molto più alti qui rispetto a qui. Ok, quindi quando si dice quell'artista guadagna da Spotify 50.000 euro da 10 produzioni, la domanda che mi faccio è: ma perché gli artisti posizionati comunque si lamentano di quel modello? Perché quell'entrata in realtà non fa margine. Cioè, margine cosa significa? Non è un'entrata superiore ai costi, perché i costi di produzione, di promozione di quei brani che generano magari 50.000 euro sono molto più alti dei 50.000 euro stessi. Quindi di fatto quella è una delle entrate dell'artista posizionato che servono ad abbattere i costi, non a fare margine. La somma di quell'entrata insieme ad altre entrate dell'artista posizionato permette non solo di abbattere i costi, ma poi di fare margine. Questo è un concetto, porca miseria, che non è difficile. Cioè, io capisco che magari quando si parla di arte, allora iniziare a parlare di costi, di somma, di ricavi maggiori, di costi di margine all'inizio, però se voi ragionate, all'inizio può sembrare un po' così, ma basta prendere carta e penna e fare delle sottrazioni, ok? Cioè, voi dovete chiedervi, ma quando un artista guadagna i 50.000 euro di turno, innanzitutto quei 50.000 euro vanno a lui? Perché qui c'è un team, che è diverso dal team che c'è qui, è diverso dal team che c'è qui. Qui c'è un numero di produzioni, una qualità di produzioni, una qualità di costi diversa da qui, diversa da qui. Dal punto di vista della promozione è la stessa cosa, ok? Dal punto di vista dell'attività, quindi fate molta attenzione, perché? Perché di fatto le azioni che vengono fatte qui sono completamente diverse da quelle fatte qui, sono completamente diverse da quelle fatte qui, ok? Altro tema. Quindi prima regola è non prendere come riferimento l'artista posizionato, perché molto spesso mi si dice però io ho visto che quell'artista fa così così così, quindi di conseguenza io ho pensato di far così. Ma quell'artista, io vi chiedo chi è, descrivilo in dettaglio, e poi mi venite a parlare di gente che già è a questo livello, fuori di testa, fuori di testa. Questi hanno dei business model, hanno delle strategie e anche dei business plan completamente diversi dall'inizio, dalla fase 1. C'è una strategia ancora più subdola. Ho visto, analizzato tanto, che il mercato musicale, soprattutto di chi eroga servizi in ambito consulenziale e formativo, parla molto di artista emergente. Cioè del tipo: ciao, sei un artista emergente e vuoi guadagnare la tua musica? E quindi giustamente questa definizione di base cosa è andato a fare? È andato ad abbracciare tutte queste due aree e ha creato dei problemi di grande natura. Perché? Perché si perde il concetto di emergente. Un artista emergente è un artista che sta già emergendo. Italiano stesso. Già emergendo significa che banalmente ha già dei ricavi più o meno grandi, dipende anche dal punto che noi andiamo a toccare nella crescita del progetto, più o meno grandi dal suo progetto. Significa già che ha
dei veri fan, perché anche qui quando qualcuno mi dice devo creare una fan base, ma cosa significa fan base? Fan base, un fan, in realtà è un cliente dal punto di vista strategico, cioè fan è colui, colei che sono disposti a spendere, a investire, a supportare economicamente, non solo con i complimenti, con gli applausi, economicamente il tuo progetto. Quando un artista emerge significa che sta già emergendo, e già emergendo vuol dire che già sta facendo quello che si chiama nel linguaggio tecnico fitting nel mercato, cioè sta già, si sta già pian piano posizionando nel mercato. Come? Avendo la validazione, perché il nostro posizionamento, la nostra identità non la definiamo noi, è il modo in cui il mercato ci vede. Ok, quindi qui c'è già una risposta del mercato. Noi dobbiamo costruire le fondamenta, creare prima i presupposti per avere un'identità, per avere un posizionamento, per essere in grado di arrivare a questa fase. Ma se non siamo qui, non possiamo qui fare nella fase 1 di artista sconosciuto delle azioni che invece sono da fare nella fase 2. Ok, facciamo un esempio. I modelli digitali. I modelli digitali qui e qui impattano tantissimo. Perché se io sono un artista emergente posso usare il digitale come asset per determinate azioni per crescere dal punto di vista della visibilità, dal punto di vista del mio sistema di marketing, dal punto di vista del follow up e così via. E anche dal punto di vista economico, perché per esempio da lì io posso avere dei primi veri introiti che iniziano ad abbattere i costi. Qui qual è il grande problema? Che non sapendo minimamente qual è lo status quo di un artista sconosciuto, il problema principale che vedo è che non si ha la minima idea, proprio neanche la minima idea, di cosa debba andare a fare un artista sconosciuto, di quali siano tutte queste azioni a livello strategico che possano portare qui. Perché queste azioni all'inizio richiedono un meno euro. Richiedono la costruzione di un processo in grado poi di una fase 2 di generare dei fan. Richiedono un vero e proprio processo di costruzione del proprio posizionamento, però una fase di costruzione, è una fase di semina, la prima vera raccolta già va a sancire il passaggio tra la fase 1 e la fase 2 nei vari step, ok? Se uno pensa, un artista pensa che nella fase 1, artista sconosciuto, debba tirar fuori dei brani, sperare di avere dei guadagni dalle royalties, fare dei live, puntare i live al bar e quindi farle rientrare nei propri costi, ragionare sulla fan base dal punto di vista del numero di follower dei propri social, dal punto di vista delle persone che lo applaudono, dal punto di vista delle persone che fanno complimenti, stiamo fuori pista. Perché qua significa essere il prodotto del servizio di qualcun altro, essere il prodotto del servizio locali, essere il prodotto del servizio di chi organizza eventi, essere il prodotto del servizio digitale, quindi Instagram di turno, Spotify di turno e così via, essere il prodotto di qualcun altro, mentre è qui che si costruisce il proprio progetto artistico, il proprio servizio artistico, e costruendo il proprio vero servizio si creano i presupposti per entrare nella fase 2. Finché non vi è chiaro cosa fare qui e finché non vi è chiaro come e quali numeri, quali KPI, quali metriche guardare che permettono veramente di, a livello scientifico, di capire se stiamo entrando nella fase quella di artista emergente, continuerete sempre a spendere un sacco di soldi, di tempo, ma soprattutto a fare delle azioni sbagliate mappate nelle fasi successive. Se volete capire, se siete in questa fase innanzitutto e volete capire quali sono queste azioni nel vostro progetto specifico, perché anche qui le azioni dipendono dal singolo progetto, e volete capire cosa serve per creare i presupposti per diventare un artista emergente e passare alla fase 2, scriveteci un commento, scriveteci via mail e vi spiegheremo come fare. Grazie.